Sì. Secondo giorno sulle dune, si riparte dopo una notte a scorreggiare, bruttare, bruciare mutande, ridere, siamo in partenza. Noi lì dietro che preghiamo, no, ci ribaltiamo, non ci ribaltiamo, no, no, io che cordoni qua, non devi dire niente, è veramente, cioè, cordoni di dune, sei veramente in mezzo alle dune, in un'oasi, in paradiso. In due, uno tiene il tappo e due tengono la tanica che pesa 30 kg. Dai. E due tengono la tanica. Aspetta che arriva, aspetta. Aspetta che trovi qua, ti sono bagnati tutti quanti. C'è un rigurgito. Poi si tagliano tutti, non si va più vicino. Così. O di lato, da dove vieni? Di lato. Perfetto, ci vede una cippa, ma non è un po' presto per metterla dentro? Io sono secco, non l'ho messa da stamattina. È per forza, perché continua a girare come un pazzo, scusa. Non la devo fare più. Come no? Minchia, mi sto sballando, Dio caro. No. Oh! Cazzo. Che cazzo? Era pieno? Allora, una Gil, allora spiegami bene, tecnica per scendere. Peso avanti, testa che tocca il parafango davanti. Prima, prendi un po' di velocità. Palle su, prendi un po' di velocità. Quando hai raggiunto la velocità massima, devi pinzare. Pinzare davanti. Perfetto. Cosa che eseguirò brillantemente io, penso. Si sono piantati, sai, nel primo salitone, quello dove c'è il dentone. Quello lì. Si è piantato Mario salendo. Poi Mario è passato, si sono piantati gli svizzeri giù nel buco e poi sono tornati un po' indietro, adesso sono ripartiti, stanno provando a ripassare. Io mi sono tolto perché avevo la moto nel mezzo. Ora sto passaggio qua è ostico per le macchine, anche per le moto, lo puoi ben dire. Dove va Mario? Bravo papà. Cacchio. Piuttosto sì. È difficile guidare qua. Abbastanza. Guarda che gelati di dune. Non ne puoi mica prendere una allegramente. Potrebbe essere l'ultima. Tipo una duna così, poi con il buco davanti. Tacco. Ma va a fanculo.
Ciao Mario. Il bagno nel lago. Eh? Facciamo il bagno nel lago. Il bagno sì, io ho il costume, ma anche senza. Ma anche senza no. No, l'avrei fatto anche in mutande, non mi interessa. Bello, è qua? Mamma mia, è il più bello. È questo quello che io dicevo, Umelmann, non quell'altro. È questo che è una cartolina, cioè una roba.